Il processo intanto dovrà ancora arrivare, oggi c'è stata la chiusura delle indagini e ascoltare dalle parole dei magistrati quello che è successo in quei terribili giorni a Giulio Regeni, un ricercatore italiano e un ricercatore europeo, è davvero terribile e quindi rinforza ancora più le nostre convinzioni di andare avanti come paese che ha subito un attacco senza precedenti dall'Egitto, perché da questo punto di vista sapere che era in un commissariato egiziano e poi all'interno del Ministero degli Interni, dove c'è una stanza nel quale è stato torturato e dove c'erano delle catene, dove era ammanettato a terra, sentirlo dalla voce dei magistrati come riporta un testimone è terribile. Quindi questo rafforza la nostra coscienza, la nostra idea, la nostra ricerca di verità e giustizia per un nostro figlio. Presidente, quando lei ha parlato con Al-Sisi e ha parlato dei depistaggi egiziani, cosa le ha risposto? Ho parlato dei depistaggi e diciamo sono stato molto fermo rispetto a quello che dicevo e rispetto alle mie convinzioni. E quando c'è stato un tentativo di passare a un altro punto, io ho detto che ero lì solo per Regeni e nient'altro. Presidente, lei ha parlato di Europa, anche di una sorta di riforma della politica estera. Qual è l'impegno concreto che prende adesso come Presidente della Camera e come rappresentante anche del Movimento 5 Stelle di spicco? Sì, non è un impegno concreto che prendo adesso, è un impegno che porta avanti da molto tempo. Io sono andato al Parlamento Europeo e col passato Parlamento Europeo, ancora non sono andato nel nuovo, proprio a parlare di queste questioni. Più volte ho riportato l'importanza di avere un seggio permanente dell'Unione Europea all'interno delle Nazioni Unite, sono andato a parlare col Presidente del Bundestag, col Presidente francese e ovunque posso, in tutti i luoghi, io porto avanti una diplomazia che tenta di unire un'Europa su questioni internazionali senza dubbio importanti, perché da soli non andiamo da nessuna parte, perché ciò che non facciamo noi lo fa magari un altro partner europeo, allora ci dobbiamo muovere come un'Europa unita, altrimenti queste questioni diventano ancora più complicate e difficili. I genitori di Giulio hanno detto che la verità non si baratta con le questioni economiche, con i rapporti economici. La verità non si baratta mai e nessuno sta barattando la verità. Grazie.